Presidente. Onorevoli colleghi, nel introdurre alcune brevi considerazioni sulla legge di bilancio che ci apprestiamo a votare, mi sia preliminarmente consentito rivolgere il mio personale apprezzamento, ma credo di interpretare il pensiero, il sentimento di tutti i colleghi del gruppo del quale faccio parte, il gruppo della Lega Salvini Premier, SDAS, sia ben chiaro, questo è un aspetto importante della nostra denominazione sociale. Credo di interpretare il pensiero di tutto il gruppo relativamente al compiacimento che intende esprimere sul lavoro svolto dal nostro Presidente del Consiglio, che ha condotto con autorevolezza e competenza una dura trattativa con l'Unione Europea. Aver evitato la procedura di infrazione senza rinunciare agli obiettivi che questa maggioranza si era data, primi fra tutti quota 100 e reddito di cittadinanza, corrisponde ad un grande successo politico, che ne dica l'opposizione. Vedete, io ho ascoltato con grande interesse tutti gli interventi dei colleghi dell'opposizione che mi hanno preceduto, interventi che sono stati svolti essenzialmente, si sono basati essenzialmente su un aspetto, su un'eccezione in particolare, quella sul metodo, e a voler essere generoso per alcuni versi anche condivisibile, ma sul merito hanno sciorinato come al solito il libro dei sogni. Le opposizioni sempre durante la discussione di bilancio tirano fuori tutto quello che può essere discusso all'interno di un contesto finanziario di un paese. Fa bene il proprio lavoro, fa bene il proprio mestiere, non c'è dubbio. E io credo da questo punto di vista che lo fa talmente bene che l'auspicio che credo sia da rivolgere all'opposizione, ma credo di poter interpretare anche il pensiero di tutto il paese, che questo lavoro, visto che lo fa così bene, possa farlo più lungo possibile. Detto ciò, battute a parte, vedete, questa non è una manovra finanziaria, solo una manovra finanziaria, una semplice legge di bilancio. Traccia questa manovra una linea spartiacque da due modi diversi di intendere il paese. Rappresenta la diversità tra chi reputa prioritari gli interessi italiani rispetto a chi è sempre stato succube della burocrazia comunitaria. Rappresenta la diversità tra chi vuole garantire serenità a chi ha lavorato per anni e nel contempo favorire l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro rispetto a chi ha innalzato l'età pensionabile italiani alla più alta d'Europa. Rappresenta la diversità di chi vuole rimettere in moto il sistema paese rispetto a chi ne ha rallentato la crescita. Potrei proseguire per altri minuti, ma il tempo è tiranno e devo riferirmi a un argomento che mi sta particolarmente a cuore da rappresentante dell'associazionismo sportivo. C'è un argomento nella legge di bilancio che mi interessa, mi riferisco alla riforma dell'ordinamento sportivo. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a un cambiamento epocale. Per anni ci siamo riferiti al nostro sistema sportivo incentrandolo tutto sulla figura del CONI, un'istituzione importante che sicuramente ha fatto un grande lavoro e ha di fatto supplito a quelle che erano le carenze dello Stato. Per tanti anni i nostri atleti sono andati in giro per il mondo, hanno rappresentato bene il nostro paese e hanno permesso di conseguire al nostro paese importanti successi che ne hanno aumentato l'immagine in giro per il mondo. Ma non c'è solo questo modo di intendere lo sport. C'è necessità di sviluppare una cultura sportiva a 360 gradi, una cultura sportiva che vada oltre gli aspetti competitivi e possa conferire allo sport quella dimensione sociale che possa accentuarne i profili legati al benessere, al miglioramento della qualità della vita, all'educazione, alla prevenzione. Per anni lo Stato ha, in un eccesso di delega, attribuito al CONI le funzioni di un ministero senza che il CONI ne avesse né le risorse né le competenze. E se di colpe vogliamo parlare, queste non sono certo del CONI. È lo Stato che ha impedito l'affermazione sociale dello sport, trincerandosi dietro queste grandi vittorie, trincerandosi dietro queste grandi affermazioni dei nostri atleti che hanno nascosto tutte le altre carenze. Oggi, con questa finanziaria, lo Stato si riappropria della capacità di indirizzo
in questa materia esercitandola direttamente. Non c'è alcun intento punitivo nei confronti del CONI, ma solo l'intento di ridistribuire ruoli e funzioni con chiarezza. Ci troviamo quindi di fronte a un passaggio di consegne tra un modello che ha esaurito la sua funzione e una concezione dello sport che mira ad esaltarne la sua funzione sociale. Ciò non deve farci dimenticare però quello che il CONI ha fatto nel corso degli anni, i risultati che ha ottenuto e il rispetto che merita questa istituzione. Al CONI va la nostra gratitudine, la nostra attenzione, perché se l'è meritata nel corso degli anni. È stata la casa di tutti gli italiani che hanno fatto sport, continuerà a esserlo in un contesto di rinnovamento che di fatto coinvolgerà tutto il sistema sportivo italiano, ma noi oggi stiamo dando grandi impulsi al cambiamento del paese e vogliamo farlo anche in questa materia confidando nel fatto che grazie al nostro lavoro possa effettivamente diventare quel grande fenomeno sociale che in effetti è. Grazie.